Penso che tu stia sentendo in sottofondo ancora qualche botto e della musica che dall'appartamento sopra si sta diffondendo a tutto l'edificio e io sono qui nel mio studio e ho deciso di farti gli auguri in questo modo. Sono a casa raffreddata e ho copiato da un amico americano che si occupa di teologia del corpo e che posta dei video. Ho pensato di farlo anch'io, cominciando il primo giorno dell'anno. Come farti gli auguri? Te li auguro in due modi. Innanzitutto, in questo primo giorno dell'anno, che è dedicato a una donna molto speciale, madre di Dio, madre degli uomini. E a questa donna molto speciale si abbina una delle due vie che ti auguro, anche se sono interconnesse. Allora, la prima via è l'augurio di vivere fino alle ultime conseguenze la chiamata ad essere pienamente te stessa o te stesso, secondo la stupenda originalità che il Creatore ha posto in te. Immaginate questa donna come ha vissuto questa originalità. Ma poi da lei possiamo prendere l'altra via, che è la tenerezza. La tenerezza che ci porta a vibrare davanti a una persona con un immenso rispetto e con un certo timore di farle danno o di toglierle la sua libertà. Vi sto leggendo delle citazioni, ovviamente, non sono così brava. Ma questa volta non vi dico gli autori, ma solo il messaggio, non il messaggero. Quando le persone arrivano ai miei corsi, si portano tutta la storia della loro vita incarnata, embodied, incarnata in tutto il loro corpo. Se noi a volte possiamo mentire, il corpo non lo fa. E se non lo rispettiamo, il corpo si ammala, ci ferma. E la tenerezza si vive attraverso il corpo. Lo stesso Papa Francesco, alla chiusura di quest'anno, ha nominato la tenerezza come uno degli aspetti più importanti da vivere e spesso ha ricordato anche che è la grazia che entra nell'uomo e lo trasforma. La tenerezza non viene da sé. Abbiamo tuttavia paura della tenerezza, paura del gioco, paura dell'abbandono. Quante volte ciascuno di noi ha paura di questa tenerezza? E la tenerezza, se ben vissuta, è la carità. E la carità non può essere neutra, asettica, indifferente, tiepida o imparziale. La carità contagia, appassiona, rischia e coinvolge. Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita. È creativa nel trovare il linguaggio giusto per comunicare con tutti coloro che vengono ritenuti inguaribili e quindi intoccabili. E chi di noi non è inguaribile e intoccabile? Trovare il linguaggio giusto. Il contatto è il vero linguaggio comunicativo, lo stesso linguaggio affettivo che ha trasmesso al lebbroso
La guarigione. Quante guarigioni possiamo compiere tu, io, tutti, e trasmettere pure imparando questo linguaggio del contatto. In abbracciami si scrive: l'affetto si comunica nella misura in cui si incarna. Esso non si insegna, si trasmette vivendolo. Dal piccolo che afferra la mano dell'adulto di fronte ad un pericolo, fino al morente che viene accarezzato, dal conoscente che esprime il saluto con una calorosa stretta di mano, agli innamorati che si tengono abbracciati. Il contatto dei cuori e dei corpi esprime sempre il bisogno di relazionalità. E più intenso è l'affetto, più forte è il desiderio di un contatto vissuto, fin quasi a voler imprimere nell'altro la propria immagine. Gli abbracci sono carezze in atto. Ogni forma di abbraccio sincero manifesta un linguaggio di questo genere. Vi sono abbracci che volano oltre i confini del tempo e vanno a ricucire strappi affettivi, abbandoni o tradimenti, per poi planare nella più profonda pace e riconciliazione, come fiocchi di neve che scendono dolcemente nel tormentato paesaggio interiore, dipingendo di delicatezza, di magia e di nuova poesia le tele del cuore. Ricorda, Dio è in tutte le cose, anche in un abbraccio, ed un giorno qualcuno ti abbraccerà così forte che tu i tuoi pezzi rotti si attaccheranno insieme. Ricorda, fiorisci nella tua unicità e originalità e vivi la tenerezza. Buon anno nuovo.